la presentazione della mia tesi Cristologia prematologica negli scritti di Yuskonga Il tema della mia tesi che ho scelto insieme a Professore Langella e Professore Taularo è Cristologia prematologica negli scritti di Yuskonga. Perché ho scelto questo tema? Perché uh, quando il Professore Langella ci aveva insegnato Uh, Cristologia Pneumatologica mi è piaciuto molto, perché là parliamo del legame tra la parola e il soffio, Gesù e lo Spirito Santo. È un tema che mi piace molto personalmente, è il motivo principale per scegliere questo tema. E c'è anche un altro motivo, è come voi sapete, che il mio paese Sri Lanka è multilinguistico e multireligioso però siamo una nazione. L'unità nella diversità è molto importante. Quindi alcuni temi che noi parliamo eh, nella cristologia pneumatologica, per esempio l'unità e inseparabilità, sono molto utili nel mio contesto eh, per evitare alcuni malintesi, eh, per riconciliare le nostre diverse opinioni e poi eh, vivere nella pace. Uh, perché nella cristologia premiatologica i teologi arrivano a un punto dove loro dicono che uh, ogni separazione tra la cristologia e la premiatologia crea uh, un divario, una separazione tra Gesù e il Padre, Gesù la Chiesa, la Chiesa e il mondo. Quindi allo stesso modo ogni separazione tra uh, le lingue, tra le religioni, crea un divario, una separazione tra le gente. Quindi eh, questi temi sono molto utili nel mio contesto e perché ho scelto questo tema. Um, All'inizio il tema che ho scelto e consegnato al professore Langella era uh, Cristologia pneumatologica, solo questo. Poi um, il professore Langella mi spiegava che Cristologia pneumatologica è un campo vasto. Quindi io devo uh, scegliere una parte di, uh, della cristologia Pneumatologica e specializzarla. E così sono venuto a scegliere negli scritti di Yuskonga. Perché ho scelto Yuskonga? Perché tra i teologi che avevamo studiato nella classe mi è piaciuto molto gli scritti di Yuskonga. Perché lui parla molto del legame tra la parola e il soffio. Specialmente il suo libro La parola e il soffio è magnificante. E perché ho scelto uh, questo autore. Quindi in generale, uh, questa tesi ha l'obiettivo di mostrare, di presentare le radici e i frutti della cristologia prematologica di Ios Qua, io cerco di uh, presentare la proposta congariana specialmente alla luce degli altri elementi uh, della sua ricerca dogmatica. Altri elementi eh, significa altri elementi ecclesiologici, ecumenici, soteriologici, eh, e biblici trinitari, eh, sia alla luce del contesto degli altri studi sulla cristologia dell'epoca post-conciliare. Uh, veramente questa tesi contiene eh, cinque capitoli principali. Il primo capitolo, uh, Cristologia Cristologia Premateologica nel XX secolo. Secondo capitolo è introduzione alla cristologia pneumatologica di uh, Yusonga. Terzo capitolo il legame tra la parola e il soffio. Uh, il quarto capitolo è la risposta di Konga al problema del filioque e uh, il quinto capitolo, l'ultimo capitolo, è valutazione critica della cristologia pneumatologica di Yusonga. Nel primo capitolo uh, io cerco di presentare un sintetico panorama del graduale sviluppo del uh, della cristologia pneumatologica uh, nel pensiero europeo, specialmente dell'epoca post-conciliare, specialmente uh, nelle aree tedesca, francese e uh, italiana. Qui io soffermo su alcuni uh, esponenti principali di ciascun ambito e poi uh, osservando tutti gli autori alla fine del uh, primo capitolo io arrivo ad alcune osservazioni conclusive che ci aiutano a capire la natura della cristologia pneumatologica che esisteva nel XX secolo e questo ci aiuta a capire il, nel quale contesto che Yuskong ha presentato la sua cristologia prematologica e come lui è influenzato dagli altri autori. Alcune osservazioni uh, principali sono, uh, diciamo che ci sono tre eventi principali cristologici, l'incarnazione, unzione e uh, la Pasqua. In tutti gli eventi cristologici c'è la dimensione prematica che autori hanno identificato, c'è la dimensione pneumatica uh, in tutti gli eventi cristologici. E la parola è il soffio e uh, Gesù e lo Spirito Santo agiscono insieme nel stesso, nell'unico piano salvifico di Dio, quindi loro non hanno due piani ma lo stesso piano salvifico di Dio. Quindi considerando il rapporto uh, tra Gesù e lo Spirito, uh, i teologhi dicono che la cristologia e la pneumatologia si completano a vicenda, sono inseparabili. Ogni separazione tra la cristologia e la pneumatologia crea un divario tra uh, Gesù e il Padre. La Chiesa è Gesù, la Chiesa è il mondo. Uh, nel secondo capitolo io presento qua uh, un'introduzione alla Cristologia Pneumatologica di Yus Qua io cerco di presentare la proposta congariana alla luce degli altri elementi uh, della sua ricerca dogmatica, uh, diciamo dall'ecclesiologia all'antropologia, e io cerco di affermare che la sua Cristologia Pneumatologica è Uh, ecclesiologica, ecumenica, esoterologica, patristica, escatologica, trinitaria e biblica. Perché? Perché molti teologi dicono che la cristologia pneumatologica uh, è una frutta degli altri studi di Yusonga. Per esempio, diciamo quando lui parla dell'ecclesiologia. Là vediamo che lui, lui, lui dice che uh, la chiesa è nata di due missioni la missione della parola, la missione dello spirito. Quindi lui identifica lo spirito come costituente della Chiesa. Quindi là parliamo del legame tra la parola e il Soffio, quindi esce fuori la cristologia pneumatologica dall'ecclesiologia, dagli altri studi. Uh, e poi uh, alla fine del secondo capitolo io cerco di uh, presentare, io cerco di affermare che c'è una progressione dal questo centrismo esclusivo ha una cristologia uh, prematologica trinitaria, che c'è una progressione. Perché? Perché uh, c'è una progressione della comprensione dello spirito negli scritti di Yuskonga preconciliare e negli scritti di Yuskonga postconciliare. Negli scritti di uh, Yuskonga preconciliare vediamo che... Uh, la funzione salifica era attribuita solo al Figlio, il ruolo dello Spirito era limitato uh, alla funzione di fornire la vitalità uh, alle strutture stabilite esclusivamente da Cristo. Quindi uh, lo Spirito Santo uh, è rappresentato come un seguace passivo, non è come una persona che ha un ruolo attivo. Quindi sempre la sua missione era secondaria, subordinata. Però eh, negli scritti di Uscoma post-conciliare vediamo che c'è eh, una progressione, che lui eh, comincia a ide identificare eh, lo, la missione dello spirito come concilibrate a quello di Cristo. Non è come un eh, seguace passivo. Eh, la funzione sallifica no attribuita non solo al figlio, ora è, è attribuita anche allo spirito. Quindi è una missione concelebrata. Quindi questa progressione, mi, io cerco di affermare che c'è una progressione nel secondo capitolo. E poi nel terzo capitolo uh, vediamo che io cerco di parlare del legame tra la parola e il soffio, Gesù e lo Spirito Santo e le missioni di loro sono concilibrate negli uh, eventi cristologici, diciamo dalla creazione alla glorificazione e poi fino ad oggi nella Chiesa vediamo le, le, um, le loro missioni come le missioni concelebrate. Uh, io cerco di uh, mostrare come uh, durante la vita di Gesù, come Gesù fosse dello Spirito e come lo Spirito fosse di Gesù. Uh, la missione della parola, la, la missione del figlio è sempre uh, estremamente Interiore è, uh, è visibile mentre la missione dello spirito interiore è invisibile, però loro agiscono insieme nel stesso piano salvifico di Dio. E poi, uh, considerando tutti i riferimenti scritturali, dal Genesi all'Apocalisse, io cerco di uh, confermare che. Uh, il ruolo dello spirito è di realizzare nel presente, nel concreto, oggi e qui, l'opera di Cristo. Così uh, Yuskonga cerca di uh, elevare la pneumatologia allo stesso livello di Cristologia, perché lui non vuole, uh, lui, veramente lui vuole evitare i uh, rischi teologici. Rischi teologici cristomonismo e pneumatemonismo, monarchismo, perché uh, l'idea di Usconga è sempre né cristomonismo, né pneumatemonismo, né monarchismo, ma una, solo una pericolosis trinitaria potessero esprimere la vera fede cristiana. Nel uh, quarto capitolo io cerco di presentare in breve il problema del filioque. Le, le diverse opinioni orientali e occidentali e il modo in cui um, Yuskonga cerca di risolvere o riconciliare le diverse opinioni basandosi uh, sul legame tra la parola e il soffio. Qua vediamo che Yuskonga dice che entrambe le teologie devono, es devono essere uh, accettate perché uh, uh, sono complementari. La contraddizione è solo verbale. Uh, quindi, entrambe le teologie devono es essere rispettate, accettate, perché uh, diciamo che il mistero di Dio supera ogni costruzione teologica. Poi, nell'ultimo capitolo, capitolo 5, uh, io cerco di presentare una valutazione critica. Della Cristologia Pneumatologica di Ius Conga. Qua io valuto uh, i suggerimenti uh, congariani e la loro redditività, io presento la loro uh, redditività nel, uh, nella teologia contemporanea. Cerco inoltre di proporre alcuni ambiti che necessitano uh, di convalida ul ulteriore e alcuni suggerimenti prognostici. Per sviluppare ulteriormente le intuizioni del nostro teologo in merito uh, alla Cristologia Prematologica. Qua vediamo che alcuni teologi dicono che, anche se diciamo che la Cristologia Prematologica è la corona uh, della, della teologia di Yuskonga, veramente Yuskonga non poteva uh, presentare un'elaborazione sistematica della Cristologia Prematologica. Uh, sì, perché la sua cristologia pre adolescenziale è molto influenzata uh, dai padri, quindi è influenzata dai padri significa è molto personalista, è molto esistenziale, è molto storica, quindi meno sistematica, ma invece la teologia occidentale è speculativa. E perché loro dicono che è, non è sistematica? Ah, anche Yuskong ha accettato, ha messo, eh, lui, lui stesso ha ammesso che lui non è un filosofo quindi lui, lui non poteva eh, presentare eh, una un elaborazione sistematica. E poi dall'altro lato eh, alcuni teologhi dicono che anche se eh, Diciamo che c'è una progressione da un cristocentrismo esclusivo a una cristologia pneumatica trinitaria. Ancora, negli scritti di, di Yusconca post-conciliare, lui non poteva superare l'iniziale cristocentrismo. Che esisteva uh, continuamente, così loro dicono. Comunque, le osservazioni critiche uh, dei teologhi non sminiscono in alcun modo la grandiosità della cristologia pneumatologica di Jos uh, Lui ha fatto un, un grande contributo alla teologia cattolica e veramente lui è diventato uh, un, un punto di riferimento di molti teologi in questo campo. Grazie mille.